questa situazione che non è più così leggera come sembrava. Allora anche la forza della preghiera, soprattutto la luce spirituale, l'energia spirituale è assolutamente decisiva e serve proprio per vivere queste situazioni con tutto il cuore, con serietà, con impegno, ascoltando le indicazioni e ovviamente senza fasciarsi la testa, ma cercando proprio di dare il meglio di sé e stando attenti ai comportamenti che possono invece andare in altre direzioni. Anche la certezza eucaristica quindi è un aiuto grande per ritrovare una quadratura, se così vogliamo dire, della forza di Gesù risorto che è in mezzo a noi e che quindi stasera, in questo momento, chiamiamo proprio qua nei nostri cuori, nella nostra comunità e nelle vostre comunità. Ecco, ricordo appunto che la forza di Dio, la forza dello Spirito Santo non si ferma certo davanti alle distanze chilometriche, ma arrivi a chiunque, soprattutto come sempre sto pensando al vicino, a chi vende la linea, ai medici, agli infermieri e a tutti gli uomini della protezione civile, proprio perché questa energia di vita possa guidarli e per quante difficoltà stiano affrontando abbiano questa forza del cuore e nel cuore. Iniziamo la nostra celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per entrare nel mistero di questa celebrazione, ci raccogliamo. Chiediamo perdono per le nostre povertà, le nostre piccolezze, le nostre paure. Signore che sei
che siamo così poveri. Perdonaci, Signore, aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome. Perdonaci, Signore, della tua misericordia. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio, salva i condannati a morte. Perdonaci, Signore, della tua misericordia. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Perdonaci, Signore. Noi vogliamo il mondo a nostro
nostra misura. Pensiamo che la vita debba essere come noi vogliamo. Crediamo di essere padroni della vita, della realtà. E forse chissà, questi giorni ci stanno dicendo che proprio così non è, anche se ancora qualcuno non l'ha capito. Crediamo di essere padroni, forse anche e soprattutto le nuove generazioni cresciute fondamentalmente in questa situazione di benessere diffuso, di tecnologia, cellulare, computer e tutto il resto. Come credersi invincibili, immortali, no? Padroni della vita e quindi non disponibili ad ascoltare. Ecco, forse qui amici siamo invitati davvero a fermarci un attimo, ma non tanto solo con i ritmi fisici, corri, corri, ci stiamo fermando un po' tutti, anche se per qualcuno so che purtroppo è un'esperienza drammatica, poiché anche il lavoro e tutto quello che uno sta, gli impegni che sta per, che ha preso, come fa? Quindi capisco che fra di noi anche c'è qualcuno che è un po' più tranquillo, qualcun altro giustamente che è davvero angosciato. Però vedete, il rischio è sempre quello che ci sentiamo padroni della vita, che viviamo la vita con quel tocco di presunzione che ci impedisce di tirare fuori il meglio dai nostri cuori, la misericordia. E allora questa sera noi vorremmo che la luce di Gesù potesse arrivare nei nostri cuori, nella nostra mente e diventasse qualcosa che ispira le nostre azioni, i nostri comportamenti, che ci insegna a stare con tanta serenità, come dicevo all'inizio, e tanta gravità, ma altrettanto con tanta luce. E lo so che chi è in prima linea o chi magari è più fragile, magari deve fare sta tremando, no? Oppure viene solo da perdersi in animo. È proprio questo il punto, anche la preghiera. Non si tratta di moltiplicare le parole, credo di no, credo che quello che conti invece è cercare questa connessione misteriosa nello Spirito Santo con Dio. E perché se c'è Lui in me, ecco che io, pur in mezzo alle tenebre, alle difficoltà, ecco che ho della luce dentro, ho Lui. Noi crediamo in un Dio non morto, abbiate pazienza, un Dio vivo. Anche se anche oggi mi chiedevo, ma come mai? Che misteri sono questi che accadono, Signore? È vero, riconosco che non arrivo a capire tutto e ci sono alcune cose che non si mettono a posto, non si armonizzano. Però non è dato, proprio perché siamo messi le mani dentro questa storia di venire. E come dicevo anche ieri, l'unica ricchezza che abbiamo è il nostro presente. E sta a te decidere come stare nel presente. Sta a te decidere come vivere in presente. È chiaro che se uno ha un po' di spessore spirituale, non è innestato, non è connesso allo Spirito Santo, viene buttato a destra e a sinistra, come quando arriva un tornado e spazza tutto quello che incontra. Perché il capo dipende anche da tante altre variabili che entrano in gioco, ma quello che davvero conta è questa connessione con lo Spirito. Allora pregare significa cercare la connessione con lo Spirito Santo. Essere coscienti che essendo cristiano tu sei figlio e sei dentro questo abbraccio misterioso possibile anche in queste situazioni. E qui ci vuole proprio quello che chiamiamo fede. La fede non è mica un pensierino così, penso che Dio ci sia, penso che dopo qualcosa ci sia. Fede vuol dire proprio gettarsi, fidarsi, aprirsi, significa proprio lasciarsi portare, illuminare. E però, a tua volta, fede vuol dire che diventi una fonte di luce nel tuo piccolo, una fonte di buon senso. Anche se non è vero, la fede ti può portare verso comportamenti che il buon senso buono non comprende. Una fonte di luce per gli altri, di amore. Di amore, luce, di amore. E questo amore è l'amore di un fragile essere umano collegato ad altri fragili esseri umani. Sto perché se la risposta deve essere quella del farsi del male o della
animali hanno inventato la formazione di spugine e con quella hanno vinto un sacco di battaglie. Noi siamo chiamati a fare una testuggine spirituale prima ancora che a livello morale, e questo lo possiamo fare con tante canzoni, non solo, ma sarebbe bello che già nella Chiesa, nella comunità cristiana ci fosse questa unione maggiore e questa forza spirituale, questa luce che ci permette di diventare sempre più misericordiosi, quindi in contatto con l'amore di Dio. Dio non è che non c'è, e che a volte noi prendiamo le sentieri che portano lontani da lui, come il figlio minore della parabola. Tutto qua. Ma come i discepoli di Emmaus tornavano tristi, abbattuti, depressi da Gerusalemme perché avevano visto morire il loro miglior amico, eppure lui si era accostato. I loro occhi non avevano riconosciuto. E lui camminava con loro. Chi ha orecchie? Io credo che il Signore cammina con noi proprio in questo tratto di strada. E se c'è Signore, permettete che possiamo affrontare anche le battaglie più difficili con la sua luce. Facciamo salire al Signore le nostre intenzioni, la nostra risposta alla sua parola, e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo perché i nostri cuori non si chiudano nella paura, nella disperazione, nel dramma, ma sappiano aprirsi alla luce di Gesù Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i cristiani, i nostri fratelli e sorelle del mondo, perché possiamo insieme essere fonte di speranza, luogo di impegno, di dedizione per il nostro prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutte le persone che si trovano coinvolte proprio da vicino in questa difficile situazione, perché la luce del Signore possa sostenerle, aiutarle. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per tutte le altre persone, gli esseri umani che sono purtroppo in situazioni drammatiche. Penso ai drammi delle famiglie, dei bambini, dei campi,
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto, i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È giusto e bello rendere grazie a te, Padre Santo, perché ci hai donato Gesù per salvarci. Tu ci hai donato anche un tempo per il nostro rinnovamento, perché possiamo convertirci a te, al tuo amore, con tutto il cuore. E liberi dal peccato, viviamo le vicende della nostra vita, del nostro presente, sempre orientati al nostro amore per noi. Per questo dono della tua benevolenza, degli angeli e ai santi, proclamiamo insieme l'inno della tua amore. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutto, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai chiamato qui questa sera alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale.
siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Preghiamo. O Padre, liberaci da ogni male, e la comunione a questo sacramento ci renda partecipi della tua gioia, della tua luce, grazie allo Spirito, in Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Il Signore vi benedice e vi protegge. Amen. Vi riempie della sua luce e vi libera da ogni male. Amen. Vi dona la grazia di essere suoi amici e testimoni del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. Glorificate il Signore per la vostra vita. Rendiamo grazie a Dio. Come sempre, con indicazione, vi invito soprattutto a invocare lo Spirito Santo. Avvaletevi della sequenza allo Spirito, neanche tutto, basta qualche frase, e soprattutto quando sentite che siete in defiance o trovate qualcuno in defiance, donate a questa persona lo Spirito. Invocate lo Spirito per questa persona, questo significa pregare, ok? Invocare lo Spirito che possa trovare spazio nel cuore di quella persona. Poi è un mistero grande che dipende anche certamente dalle nostre libertà e a volte, come dicevo, dovrebbe proprio la connessione.